In questo video ho raccolto domande e risposte sulla manutenzione dei banchi della chiesa parrocchiale. Ma prima di tutto la domanda più importante è: dove trovi i soldi? Per questo ti ho preparato un documento con alcuni consigli utili per organizzare una raccolta fondi efficace all'interno della tua comunità. Hai capito bene? Oltre a fornirti gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la cura dei tuoi banchi, ti do anche alcuni suggerimenti pratici su come reperire i fondi per sistemarli. Come ricevere il testo? Semplice. Inviami una mail col nome della tua parrocchia e magari raccontami quali lavori state pianificando. Ti invierò il testo gratuitamente e senza alcun impegno, se non un semplice grazie. Trovi tutti i miei contatti sui siti savoldi.com e savoldi.net. E ora passiamo a tutte le domande e risposte. Ci potresti trovare anche le tue, quindi ascolta fino alla fine. Prima domanda: quali sono i costi tipici per la riparazione di un banco della chiesa? I costi variano in base alla complessità dell'intervento e allo stato del banco. In generale, un restauro conservativo può essere più costoso di una semplice riparazione, ma è essenziale per preservare il valore storico. Per questo motivo sono molto importanti ispezioni periodiche dei banchi, perché con piccoli interventi di ripristino si possono prevenire molti dei problemi che richiederanno in futuro riparazioni ben più costose. Quanto tempo richiede il restauro di un banco? Il tempo necessario dipende dall'entità del danno e dalla tecnica utilizzata. Un intervento semplice può richiedere pochi giorni, mentre un restauro completo potrebbe richiedere settimane. Quali materiali sono più duraturi per la costruzione dei banchi? Solitamente i legni duri come il rovere, il noce e il faggio sono i più apprezzati per la loro resistenza e durabilità nel tempo. Con quale frequenza devo effettuare l'ispezione dei banchi in chiesa? L'ispezione e l'eventuale manutenzione dovrebbe essere effettuata almeno una volta all'anno. I controlli periodici servono proprio per individuare danni, parassiti o segni di usura. Quali prodotti sono adatti per la pulizia del legno dei banchi della chiesa? Prodotti a base di cera o olio per legno sono ottimi, così come detergenti delicati senza solventi. Assicurati sempre di testare il prodotto in un'area poco visibile. È possibile riparare piccoli graffi sui banchi in modo autonomo? I graffi leggeri possono essere nascosti con oli rigeneranti, pastelli per ritocchi oppure riempiti con cera per legno. Per macchie o graffi più profondi può essere invece necessaria la levigatura e la verniciatura professionale. È possibile restaurare banchi molto danneggiati o logorati? Sì, molti banchi possono essere restaurati tramite levigatura, riparazione delle parti danneggiate e riapplicazione della finitura, anche se potrebbero essere necessari professionisti esperti per lavori più complessi. Quali segnali indicano che è il momento di effettuare una manutenzione più approfondita sui banchi della chiesa? Crepe nel legno, giunture allentate o instabili, parti mancanti, fori dei tarli, sbiadimento della finitura o macchie evidenti, anche danni superficiali profondi, sono tutti segni che indicano che è arrivato il momento di un intervento di manutenzione più approfondito. Come prevenire i danni da umidità sui banchi della chiesa? Sarebbe opportuno mantenere una ventilazione adeguata nella chiesa, asciugare eventuali parti bagnate e applicare regolarmente trattamenti protettivi per il legno. Questo può aiutare a prevenire danni dovuti all'umidità. Posso utilizzare vernici a base di acqua per restaurare i banchi? Sì, le vernici a base di acqua sono adatte perché sono meno tossiche e rispettano l'ambiente, ma è importante assicurarsi che siano compatibili col tipo di legno. I banchi devono essere protetti dalla luce diretta del sole? Sì, l'esposizione prolungata alla luce del sole può causare scolorimento e indebolire il legno, quindi se possibile sarebbe consigliabile installare tende o pellicole protettive sulle finestre. Come riparare una giunzione allentata su un banco? Le giunzioni possono essere rinforzate con colle specifiche per legno, se necessario con l'utilizzo di viti aggiuntive o staffie metalliche. Qual è la durata media di un banco per la chiesa ben mantenuto? Se sono sottoposti a una regolare ispezione e manutenzione, i banchi della chiesa in legno possono durare decenni e in alcuni casi secoli, soprattutto se realizzati con materiali di alta qualità. Cosa fare se il legno del banco inizia a presentare tarli? Bisogna applicare immediatamente un trattamento antitarlo. Questo è essenziale per prevenire danni ulteriori. In caso di infestazione grave sarebbe opportuno rivolgersi a un esperto, anche perché, come abbiamo visto, ci sono rischi anche per le persone. Devo rimuovere completamente la vernice per riverniciare i banchi? Sì, ma non sempre. Se la vernice esistente fosse in buone condizioni, potrebbe essere possibile semplicemente levigare leggermente la superficie prima di applicare una nuova mano. Naturalmente, non si può generalizzare, ma
va visto caso per caso. Come posso prevenire i danni strutturali causati dall'uso frequente? Per ridurre o evitare l'usura del legno, potresti installare tappetini o cuscini sulle sedute e sugli inginocchiatoi. Inoltre, la sostituzione regolare dei componenti mobili, come le cerniere, può ridurre l'usura meccanica. Altrimenti si potrebbe anche limitare l'accesso a determinate aree durante la settimana. I banchi della chiesa in legno massello richiedono trattamenti specifici? Sì, i legni masselli necessitano di oli e cere per mantenere la naturale bellezza e resistenza del legno, soprattutto per prevenire l'essiccazione, però attenzione alle sedute. Come posso eliminare le macchie d'acqua dai banchi? Le macchie d'acqua possono essere rimosse utilizzando un panno morbido inumidito con una solazione di acqua e aceto o bicarbonato di sodio, seguito dall'applicazione di olio per legno. La sostituzione delle parti del banco danneggiate può essere fatta con qualsiasi tipo di legno? No, è importante utilizzare il legno dello stesso tipo, o se non è disponibile, un legno compatibile per colore, venature e consistenza. I banchi della chiesa devono essere trattati contro i parassiti regolarmente? Sì, soprattutto in ambienti umidi o antichi. Un trattamento regolare contro i parassiti aiuta a prevenire danni strutturali ai banchi dovuti a insetti come i tarli e i danni alle persone dovuti ai parassiti del tarlo, ossia gli acari del tarlo. È necessario restaurare i banchi della chiesa se presentano solo segni di usura superficiale? Non necessariamente. Una semplice pulizia e lucidatura possono essere sufficienti per mantenere i banchi in buone condizioni estetiche, senza ricorrere ad un restauro completo. In questo caso ti ricordo che i banchi potrebbero avere un elevato valore storico, quindi è molto importante essere consapevoli dei propri limiti, perché è veramente un attimo causare danni irreversibili. Ricorda che la riparazione dei banchi della chiesa è un processo complesso che richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche del restauro. Inoltre è importante ricordare che ancora prima della riparazione la prevenzione fa risparmiare sempre, quindi investire piccole cifre in ispezioni periodiche dei banchi e in piccoli interventi di ripristino può davvero fare la differenza, perché in questo modo è possibile prevenire molti dei problemi che richiederebbero in un futuro nemmeno troppo lontano riparazioni ben più costose. E se non sapete a chi rivolgervi, potete affidarvi a noi. Il nostro laboratorio artigiano si trova a Treviglio, in provincia di Bergamo. Puoi chiamare anche oggi stesso oppure inviarmi un messaggio via WhatsApp, sempre allo stesso numero, con le foto dei tuoi banchi, e insieme vedremo come possiamo aiutarti a risolvere il problema. E se anche la vostra parrocchia dovesse avere la necessità di ispezionare, riparare o restaurare i banchi della chiesa, ma non ha tutti i fondi necessari, ho scritto un documento che puoi richiedermi gratis, in cui ho raccolto alcuni consigli rapidi ed efficaci per realizzare una raccolta fondi nella vostra comunità. Per averlo ti basterà mandarmi una mail con una breve presentazione: qual è la tua parrocchia, che ruolo svolge all'interno della tua comunità e che lavori state pianificando, ed io ti invierò il testo completamente gratis e senza alcun impegno. Basta un grazie. Alla prossima!